La scaletta del concerto che ho spiato in giro, insomma, è curiosa, perché parte con una canzone che non è di nessuno dei due, alla fine è il tema del Mago di Oz, no? Sì. Come mai questa scelta inconsueta e chi la canta, visto che non l'abbiamo sentita? Non la canta nessuno, perché la suoniamo. L'idea è di Dalla, che ha delle grandi idee. Sì, soprattutto la notte, devo dire. Ma devo dire, io sostengo che De Gregori sia veramente un grande musicista. Secondo me, grande musicista, lo dico anche per difendere me stesso, non significa saper suonare bene, ma avere qualcosa da suonare. Cioè, il grande musicista fa suonare qualsiasi cosa. Allora, De Gregori c'ha il culo di avere la voce che suona più di qualsiasi altra voce, ma è una questione proprio di fonica, e soprattutto è un bravo musicista, molto bravo musicista, con l'armonica bocca, stile Bob Dylan, ma molto più in là. Allora, siccome io sono, no, non molto più bravo, non significa molto più bravo, però da un'altra parte, cioè da un'altra parte musicale, siccome io sono anch'io bravino col clarinetto, allora ma perché non facciamo un omaggio che non è a noi stessi, ma a una delle canzoni più belle della storia della musica, che è Over the Rainbow. E non so, io ho rivisto l'altra sera Australia in televisione, tutto l'asse del film è su questa canzone, che ha veramente qualcosa di Samuel magico. Over the Rainbow, sì. Esatto. E allora ci sembrava una maniera opportuna proprio per far vedere quello che non siamo per il pubblico, ma siamo per noi stessi, siamo legati alla musica.